gli smalti li ho già messi, ve li ho già fatti vedere, quindi ci sono solo gli ombretti. Ci sono solo gli ombretti, la valigetta non so se la posso tenere per qualcos'altro. È carina questa valigetta e gli ombretti sono qui. Ecco, vedete, è la plastica. Gli ombretti sono questi, quello blu in mezzo l'ho già usato, gli altri non li ho ancora usati. Non so oggi se uso l'azzurro, questo qui, o se uso questo, o magari se uso di nuovo questo qui che poi sul mio occhio è chiaro, anche se sembra scuro, o magari se uso questo qui che è un viola. Questi qua non lo so se sono dei blush, non si capisce, forse è un blush questo, sì, forse è un blush. Scala del Lidl non valgono niente. Non la
coperto niente, le occhiaie le ho ancora. Invece quello della Maybelline è molto più valido come correttore, almeno copre le mie occhiaie, almeno le copre. Invece questo non ha coperto un fico secco. Vabbè, non sono capace a truccarmi, ragazzi. Ragazze, ragazzi, sto facendo delle prove con voi perché mi avete detto fai i video di trucco. Anche se non sei capace, impari facendo i video e ci fai compagnia. E quindi lo faccio. Ma non mi piace fare video di trucchi, visto che non sono capace a truccarmi. Comunque, vabbè, correttore troppo scuro. Questo qui è bucciato, è piccolo il packaging, carino, ma non mi piace, bucciato, il colore è troppo scuro, per me non va bene. Poi dopo mettiamo anche il lip gloss, questo qui, che era dentro a quella valigetta. C'è sia questo che l'altro più chiaro, quello più scuro lo voglio mettere, rosa ciliegia. Adesso l'ombretto, cerchiamo di mettere magari quello viola, l'unico viola che c'è. Questo qui, voglio mettere questo, questo qua. Ok, mi piace questo, spero che non sia troppo scuro. Sono molto polverosi questi ombretti, troppo polverosi. Già quello blu dell'altra volta che l'ho già messo è molto molto polveroso. Ok, si spricciola tutto. Però vabbè, apprezzo che mio padre mi abbia regalato questa valigetta con la sua compagna. Ok, allora, io piego sempre l'occhio anche se qualcuno mi dice di non piegarlo, ma se no non riesco a mettere l'ombretto. Correttore l'ho messo, applichiamo l'ombretto polveroso viola sull'occhio, sulla palpebra mobile. Io anche il mascara lo devo ricomprare che non ce l'ho, quindi oggi proprio un trucco banale, veloce veloce, senza mascara, senza niente, senza spugnetta. Anche il correttore, il fondotinta non lo metto mai, non ce l'ho neanche in casa. Il blush ho provato a metterlo prima. Ok, è scuro, sì, il viola è scuro, ma mi piace. Se non fosse polveroso come ombretto sarebbe meglio, perché è molto molto polveroso, super polveroso. Poi vi farò una foto a fine video, vi farò una foto. Il viola mi piace come ombretto, ma questo forse è addirittura troppo scuro. Non so se il viola mi sta bene, non lo so, sugli occhi se mi sta bene. Poi mi metterò un pantalone nero, una maglia nera, così risalta il trucco se siete vestiti total black con le scarpe nere e bianche. Perfetto, io non aggiungerei nient'altro. Guarda qua, sul dito c'è tutta la polverina dell'ombretto. Pazzesco. Sono super polverosi, direi, troppo. Basta. Poi sembra Moira Orfei, non va bene. Qua servirebbe proprio il mascara, ragazzi, ma non ce l'ho, quindi niente. Ok, allora, lì se ci sta, ok, lì. Ombretto messo, adesso vado con il lip gloss. Si sembra un chiaro, un colore chiaro, più che scuro comunque, scusate il rumore. Vedete il viola com'è polveroso? È super polveroso, è super polveroso, polverosissimo, veramente polverosissimo, ha perso la polvere dell'ombretto dappertutto. Allora, sì, questa palette è abbastanza valida, ma niente di che, direi, proprio non è di marca e quindi non possiamo pretendere, però vabbè, per i principianti va bene. I lip gloss mi avete chiesto in tanti perché non li metto, se mi piacciono eccetera, ma sono anni che non li metto più, a parte quello di Pina rosso che era bellissimo. Mi appiccicano tutte le labbra, mi seccano le labbra, anche mi si incollano i capelli anche quando li ho sciolti, non li metto.
packaging sembra scurissimo, invece non è scuro. Questo è il trucco di oggi, ragazzi e ragazze, ok? Il blush, ho provato a metterlo. Fatemi sapere voi, questi qua dove ho le dita, che cosa sono? Questi qua cosa sono? Questo. Vedete che c'è un giallino, questo qua la prossima volta proviamo. Il verde, non so se mi sta bene perché è un verde scuro. La prima volta questo ombretto qua, super blu, che è azzurro ma è un blu scuro. Sembra un blu scuro ma poi sui miei occhi è chiaro. Mi faccio un po' di swatch. Questo qui è chiaro anche questo. Sapessi mischiarli questi colori, vedete, tre colori diversi, tre azzurri. Questo qui è azzurro, azzurro, chiarissimo, quattro azzurri, vedete, si vedono. A parte questo, gli altri non è che si vedono poi tanto, direi. Il primo si vede, gli altri no. E con l'altra mano vi faccio vedere il verde, l'unico verde che c'è. Si dovrebbe essere un ombretto, un verdone scuro, vedete, verdone scuro. È un giallino, terra di Siena, ocra. Non è giallo, è terra di Siena, marroncino, non si vede, non si capisce, non si vede proprio, è talmente chiaro sto giallo che non è giallo. Vabbè, vi saluto, io oggi non esco così, cioè magari con l'ombretto sì, con il lip gloss già mi dà fastidio, quindi me lo tolgo all'istante,